unitamente al piano di comunicazione, doveva partire il piano di comunicazione per l'avvio del compostaggio domestico, perché dopo Carnevale finisce il periodo della comunicazione. E noi dopo Carnevale Ma dovevamo da già dove li avviare. prende questi dati? Ora Vorrei capire da dove li prende, glielo da giro. dove. Quello che abbiamo appena visto era l'atteggiamento di Mandracchia un mese fa, quando con fare scontroso ci chiedeva dove prendessimo questi dati. Ecco, noi questi dati li abbiamo presi e li prendiamo tuttora da un diagramma di Gantt che pubblicheremo nei nostri canali social, che evidenzia tutte le tappe che il privato aggiudicatario della gara d'appalto milionaria sui rifiuti si è impegnato a rispettare per arrivare al 67% di differenziata nei primi giorni di maggio. Ecco, noi da tempo lamentiamo il fatto che molte di queste tappe inserite in questa tabella, in questo diagramma, in realtà siano state disattese. Oggi spieghiamo anche il perché. Intanto la distribuzione delle attrezzature, quindi il kit per la differenziata, insieme alla campagna di comunicazione del primo anno, che è quella più importante perché spiega ai cittadini come si differenzia e come sarà effettuato il metodo di raccolta, non è stata iniziata e invece dovrebbe essere da programma già finita. Questa insieme alla distribuzione delle attrezzature. Oltretutto, insieme alla campagna di comunicazione, bisognava avviare anche la campagna per l'avvio del compostaggio domestico, che è un'altra cosa importantissima perché è l'unica premialità inserita in questo piano ARO, cioè che chi differenzia di più paga di meno e chi produce il compost a casa avrà il 15% di riduzione sulla Tari. Quindi questa è una cosa importantissima che non è stata ancora avviata e doveva essere già avviata. Oltretutto, doveva essere già a metà l'avvio del nuovo servizio e invece noi in questo momento ci troviamo a pagare un servizio per intero quando il servizio è incompleto. Tutto questo per arrivare a cosa? Per arrivare appunto nei primi giorni di maggio al 67% di differenziata. Ora, noi siamo preoccupatissimi per il fatto che queste tappe siano state disattese, però oggi constatiamo il fatto che finalmente anche Mandracchia si è reso conto di queste inadempienze, perché in questi giorni ha fatto dichiarazioni di questo tipo. Ma Mandracchia, oltre ad ammettere in questi giorni il fatto che l'esecuzione del contratto non stia rispettando le tempistiche idonee, ha trovato un altro colpevole. Prima era Musumeci, una volta era Mizzica, un'altra volta era il sottoscritto, un'altra volta ancora non so chi, il centrodestra, non lo so, ditemelo voi. Questa volta sono i cittadini. La regione stessa ci impone delle percentuali di differenziata. Già nei primi 6 mesi di esecuzione del contratto, la percentuale prevista dall'appalto è del 65%. Noi siamo fermi al 32%. Forse adesso dovremmo continuare a fare certe cose, ma il piano di comunicazione non è in capo all'amministrazione comunale, è in capo all'azienda, che anche lì ha un impegno e un obbligo. E allora, questi piani di comunicazione hanno prodotto questo risultato. Se noi non togliamo, per arrivare al dunque, i contenitori per la raccolta stradale, questo dato della percentuale non aumenterà mai perché purtroppo il nostro senso civico non è spiccato. Esattamente, questi livelli di differenziata infatti ce li impone certamente la regione e ce li impone come città, come comunità tutta. Per questo motivo è dovere di un'amministrazione in carica in primis quello di controllare sull'esatta esecuzione del contratto da parte del privato e farlo giornalmente e continuativamente. Tra l'altro questa responsabilità sul controllo ce la sentiamo tutta anche noi. Tant'è vero che da mesi cerchiamo di attirare l'attenzione dell'assessore sul fatto che tante tappe della tabella di marcia del privato sono rimaste disattese. In primis quella più importante, la campagna di comunicazione. La campagna di comunicazione, caro assessore Mandracchia, non è una cosa di poco conto che non è incisiva e determinante per le sorti della raccolta differenziata in questa città. La campagna di comunicazione non è pubblicità o comunicati stampa, ma significa invece informazione, educazione e formazione del cittadino. Significa interagire con tutte le utenze condominiali e non, che domani mattina dovrebbero garantire l'esatta esecuzione del servizio, essendo protagonisti di un meccanismo virtuoso. Il fatto è che queste inadempienze fino ad oggi sono state negate e sembra che si aspetti il fallimento, sembra che l'assessore Mandracchia aspetti il fallimento, non capendo che questa volta il fallimento di un'intera città e non di una parte politica piuttosto che di un'altra. Il fatto è questo, siamo con un privato che è inadempiente. L'assessore non lo controlla. L'assessore da 7 mesi a questa parte non fa mai appelli sulla differenziata. Il primo cittadino inadempiente è lui.